Mai pensato di poter scrivere un libro, non ho mai avuto nessuna passione per la scrittura, anche da ragazza, non ho mai tenuto diari, non ho mai scritto niente, cioè proprio non mi interessava scrivere. E quindi è nata come una cosa, diciamo, più terapeutica, nel periodo dopo il Covid, quindi a fine 2020 o 2021, inizio 2021. Era ancora un periodo un po' di stress, no? Bisognava stare all'interno della propria regione, all'interno del paese, ricominciava il virus a diffondersi, quindi questo periodo un po' drammatico e quindi lo vivevo in maniera un po' con ansia. E ho sentito che degli esperti, dei medici che dicevano che per togliersi un po' questo stato di ansia, bisognava fare delle attività manuali, quindi o dipingere, cose anche giardinaggio, tutte queste cose di cui non ero molto abile. Oppure una cosa molto utile era scrivere, quindi lasciare le idee che venissero fuori e scriverle proprio. E allora, dato che avevo in testa questo racconto, che poi era solo la prima parte del libro, il resto è arrivato poi dopo, scrivendo. Avevo questa idea di questa storia che prende spunti dalla vita reale, in realtà, quindi da cose effettivamente accadute, poi romanzate, quindi negli anni, mentre ci pensavo, le cambiavo, le modificavo, per cui alla fine era arrivata fuori una storia che ha degli spunti reali, ma che in realtà poi è stata anche cambiata, insomma. E io questa storia qui me la immaginavo, la pensavo nei momenti in cui magari quelle volte in cui sei un po' più in ansia, sei un po' più, non so, hai da affrontare delle situazioni un po' difficili, per cui magari ti svegli presto al mattino e poi non riesci più a dormire o la sera non riesci ad addormentarti. Allora io pensavo a questa storia che mi tirava su, mi aiutava proprio a superare queste difficoltà. E allora ho detto, beh, visto che già questo argomento mi aiuta normalmente, inizio a scrivere questo, pensando poi di arrivare, che so, alla decima pagina e aver concluso la mia storia, che era appunto, ripeto, questa della prima parte del libro, proprio la primissima parte. Invece poi più scrivevo, più trovavo facilissimo scrivere, nel senso che mi venivano le idee proprio di fantasia, no? Lavoravo tanto di fantasia e questa cosa di poter scrivere. Le cose che hai in testa e decidere tu come va a finire, come si evolve quella situazione lì, e l'ho trovato molto bello, cioè proprio mi dava soddisfazione perché finalmente potevo decidere io cosa fare, quella storia lì la decidevo io. E quindi sono arrivata alla fine, che quasi senza accorgermene. Senza neanche far tanta fatica poi nello scriverlo, proprio perché comunque l'ho scritto, vedrete se avrete voglia di leggerlo, in maniera molto semplice, cioè un linguaggio molto semplice, quindi non troverete parole mai sentite, non troverete frasi complicate da dover pensarci su come metterle giù, proprio perché è una scrittura, come diceva Francesco, molto fluida, come proprio. Se io ve la dovessi raccontare, l'ho scritta come la racconterei. Quindi sono arrivata alla fine e poi mi hanno detto adesso l'ho fatto leggere prima mia figlia, visto che è un argomento comunque che credo sia molto affine ai ragazzi giovani, anche perché parla di un amore giovane, quindi non è un amore di cinquantenni, quindi quello che fanno i giovani innamorati, insomma, quindi con i pro e i contro di quell'età. E poi l'ho fatta leggere a mia sorella, a mia mamma, poi il mio marito, ah no, il terzo è stato vero, dopo mia figlia è stato mio marito, e che l'ha letto praticamente in una giornata, in una sera, cioè non ha neanche quasi mangiato, voleva arrivare alla fine. E poi tutti mi hanno detto: sì, però dai, è carino anche lui, no? Che non è un suo argomento, diciamo la verità. E ha detto: sì, no, Non è un tuo argomento. no, non è un argomento a lui affine. Immagino. Però, e quindi ho detto: beh, allora no, non è proprio una cosa che ho scritto che non ha senso, ecco. Poi l'abbiamo tenuto lì un po' perché non sapevamo come fare. Poi dopo invece abbiamo avuto l'aiuto di una collega di Livio che
aveva già il marito che conosce Francesco Oppi, che scrive libri anche se più impegnati, diciamo. Diversi, sì. E quindi ci ha dato questo riferimento, questa casa editrice, e il mio manager, ma che è mio marito, perché i contatti li ha avuti tutti lui, gli ha detto: guarda, noi abbiamo questo libro, senza impegno, se hai voglia di leggerlo. Poi io volevo sinceramente un parere onesto, nel senso che non mi interessava trovare uno che dice sì, te lo pubblico, tanto così. Volevo, cioè, se ci credi, sono contenta, insomma, altrimenti mi dici no, una cavolata, e io, vabbè, niente, me lo tengo lì nel cassetto, me lo rileggo io quando voglio, ma non lo pubblicavo. Invece abbiamo avuto un riscontro positivo e quindi è andata avanti la cosa. Adesso devo bere un attimo. Grazie Giovanna. No, io volevo... innanzitutto il Covid quindi è servito, adesso io non voglio fare battute, o naturalmente siamo tutti molto colpiti da gli effetti terribili che ha avuto su molte persone. Devo dire che però adesso scopro che è stato utile non solo a me, ma anche a Giovanna per poter produrre questo scritto, perché noi ad esempio durante il Covid, proprio per quella ragione per cui non si poteva andare in giro, non si poteva più uscire, non si poteva più... Noi siamo abituati a uscire fuori come lavoro, lavoriamo spesso con gli enti pubblici, io sono quasi sempre in giro. Per fortuna questo è un paradiso, noi viviamo anche qua, quindi io sono riuscito a fare, al di là dei lavori di giardinaggio che facciamo abitualmente, mi sono messo a fare, attraverso l'acquisto di piccoli elettrodomestici, utensili a pile, tutti quei lavori manuali che sono suggeriti, quindi gli infissi, le tavoli. E in tutto questo lavoro di sistemazione della cascina è venuto fuori la sistemazione dello studio, che poi vedrete sopra quando andiamo di sopra, che mi ha dato modo di trovare un sacco di documenti che mi hanno consentito di ricostruire tutta la storia di questo luogo. Quindi per me è stato importantissimo come riconoscere me stesso, il posto da cui provengo, la famiglia da cui provengo, la storia che mi portava a ragionare in un certo modo, a parlare in un certo modo, è stato molto utile per me per studiarmi. Ecco, io volevo leggervi questo a pagina 7, per tornare al discorso che facevamo poco fa di come scrive Giovanna, di come parla Giovanna. Balliamo, ridiamo, sono felice perché posso finalmente stare vicino a Riccardo, vederlo ballare con i suoi compagni di classe, poterlo osservare meglio. Mi accontento di questo, della sua vicinanza, di sapere che siamo nello stesso luogo e stiamo facendo le stesse cose. Quante volte ho pensato, chissà cosa sta facendo lui in questo momento. Adesso lo so, è qui con me. Siamo vicini fisicamente, anche se lui non si accorge di me. A me va bene anche così. In fondo non si può avere tutto. Ecco, anche qui c'è la voglia di quello che il Covid in quel momento ci toglieva, no? Il fatto di dire siamo qui insieme, siamo vicini, siamo... Quanto può essere utile lo scrivere anche in certi momenti, no? Tu l'hai scoperto proprio in queste circostanze. Il libro, che poi naturalmente finalmente è a disposizione, è lì, è secondo me suddiviso fondamentalmente poi in due parti, no? C'è una parte pre di conoscenza di queste due persone e una parte che dove si sviluppa davvero tutto il racconto, che è quella dove, nella scuola, diciamo. Ecco, nell'università. Noi abbiamo pensato, quando abbiamo letto questo libro, abbiamo fatto un po' il percorso che ha fatto Giovanna con i suoi familiari, con la sua famiglia. Naturalmente anche noi abbiamo un gruppo di persone che leggono il libro, non leggo solo io, che ho naturalmente l'ultima parola, ma ci sono altre persone che io sollecito a leggere e che mi danno dei, come si dice, dei feedback, dei ritorni su questa lettura che fanno, no? E quindi poi insieme a loro abbiamo pensato di dare un taglio appunto più legato a una lettura che potesse essere riferita a persone più giovani. Poi non è vero, perché poi dopo l'amore, se uno è giovane sempre, per l'amor di Dio, però ho pensato che potesse essere anche un libro, appunto perché scritto in maniera fluida e semplice, anche per persone molto giovani, adolescenti, ecco. E quindi abbiamo pensato in questo senso di non fare un libro
totalmente soltanto scritto, ma abbiamo coinvolto una illustratrice che è qui con noi, che è Alessandra Ceriani. Dov'è Alessandra? Eccola lì. Ti vogliamo ringraziare qua. Vuoi venire Alessandra che ci racconti come hai approcciato brevemente questo tuo lavoro, così anche il tuo contributo? Qui ci sono i suoi lavori originali, alcuni, lei me ne ha fatti moltissimi di questi lavori, ne abbiamo poi scelti credo 14, adesso non ricordo più. E quindi ecco come le parole di un altro sembra semplice, ma non lo è stato molto difficile, però è stata un'occasione per me stupenda, nel senso, per me, io ho sempre disegnato un po' per me stessa, quindi disegnare per qualcuno, soprattutto per la storia di un altro, perché vuol dire che tu devi prenderti cura delle parole di un'altra persona, del romanzo che ha scritto, della sua storia, perché non è la tua, è la storia di un altro, quindi sicuramente è stato difficile, però per me è entusiasmante e molto stimolante, quindi no, davvero grazie per questa opportunità. E poi perché ho ripreso finalmente a disegnare dopo tanto tempo, e questo è stato veramente un input, un inizio, spero non sia il primo, ma spero sia il primo di tante altre esperienze così. Quindi grazie Giovanna. Grazie a te. Grazie a te. Ecco, quindi dicevo, grazie Ale, abbiamo pensato che un'illustrazione potesse essere funzionale a una lettura ancora più semplice, più fluida. Le immagini, poi noi che ci occupiamo di arte visiva, sappiamo anche che appunto tante volte per un ragazzo giovane trovare un riferimento. Io ho pensato anche a quei romanzi che si pubblicavano a fine 800, una volta si usava di più di adesso accompagnare la narrazione scritta con delle immagini, era molto più normale, si faceva più spesso, adesso si fa sempre meno ed è un peccato. Io ho trovato i Tre Moschettieri di Dumas qualche mese fa in una bancarella a Milano, illustrato in maniera meravigliosa, e ti fa venire voglia di leggerlo, una bella illustrazione. Quindi speriamo che le illustrazioni di Alessandra possano aiutare anche voi a leggere questo libro, questo romanzo. Un altro tema che ho trovato dentro questo libro è il tema, diciamo così, che è un tema che poco frequentato ultimamente, si parla molto di bullismo, si parla molto di parità di genere, del fatto che non bisogna di maschio, femmina, tutti questi temi nuovi, no? Che hanno in parte un grande senso di giustizia e in parte forse a volte sono anche un po' eccessivi, ma si sente poco parlare di temi che secondo me ci sono ancora sempre negli adolescenti, che sono quelli del senso di inadeguatezza, ad esempio, no? Una ragazza, per tornare a situazioni diciamo molto normali, che si sente magari inadeguata, che si sente magari poco bella, poco gradevole rispetto a essere una, così, lasciatemi passare il termine, corteggiata, ecco. E in questo libro c'è anche questo tema del senso di inadeguatezza, no? Dell'adolescente, in questo caso una ragazza, a volte, spesso c'è anche nei ragazzi, non è che è un'esclusiva delle femmine. E da dove viene fuori questa storia, Giovanna? Allora, come dicevo prima, la storia, proprio la parte iniziale del libro, quindi quando si parla della ragazza, proprio adolescente, 14enne, quindi anche la parte che hai letto tu, quindi di questo amore, Riccardo, prende spunto proprio dalla storia vera, quindi la ragazza in realtà sono io. Okay. Di conseguenza, ovviamente poi romanzato, quindi tutto quello che accade non è realmente accaduto, molte cose sono poi di fantasia, però proprio questa sensazione, quindi, di quando sei adolescente, quando hai 14 anni, che magari sei anche la ragazza più carina, ma che tu invece ti senti non la più bella, ma a parte la bellezza anche quella non in grado di magari essere quella più divertente, più simpatica, quella che attira l'attenzione, di riuscire a stare all'interno di un gruppo e dire la tua, quindi tutta una serie di pensieri che ti fai quando sei appunto
molto giovane e che poi invece crescendo superi, ecco, diciamo. Quindi lo spunto è proprio quello. Ero io, infatti mia mamma quando l'ha letto leggeva la parte iniziale e ha riconosciuto nella persona me, insomma, quindi chi mi conosce da quando ero ragazza mi ritroverà nel racconto. Ecco, so che per entrare anche in un così, per coinvolgere anche voi che magari conoscete Giovanna, so che c'era qualcuno appunto che voleva fare qualche domanda, se vogliamo stemperare questo dialogo fra me e Giovanna, se qualcuno, poi dopo torniamo fra di noi, ma se qualcuno ha una curiosità, una domanda, se questo signore ad esempio aveva in mente. Ma penso che si senta, niente, una cosa che ho letto recentemente in un altro libro, dove l'autore in qualche modo diceva che la conoscenza di se stessi è talvolta fondamentale per riuscire a delineare bene i caratteri degli altri nello scrivere, e che se manca questa conoscenza di se stessi, in qualche modo si incontra qualche difficoltà in più a scrivere di altri. Io volevo chiedere a Giovanna se lei pensa di conoscersi bene intimamente e se questa cosa l'ha aiutata o meno nel scrivere di queste persone di fantasia. Wow! Complimenti. Questa è solo la prima. Complimenti. Questa è la prima. Super domanda. Mi associo. Domandina facile. Allora, attualmente sì, penso di conoscermi abbastanza bene. Poi se questo mi abbia aiutato meno a scrivere dei miei personaggi, non lo so, ecco. Quello che so è che io ho avuto veramente molta facilità nel raccontare questa storia, ma non perché era una storia che in parte era la mia storia, perché poi c'è tutta la parte del libro quando lei diventa più grande che è tutta completamente di fantasia, quindi lì io non sono più io, è un'altra, insomma, non è più un mio racconto di me stessa, quindi lì è proprio una storia tutta inventata, tutta di fantasia, che sono riuscita a creare senza nessuna difficoltà. Non so perché, ecco, mi è venuta proprio così spontanea, quindi non so se sia il fatto di conoscere se stessi che aiuta a parlare degli altri, però diciamo che sono argomenti che io sento, che ho vissuto, quindi forse quello mi ha aiutato abbastanza a raccontarli. Va bene? Sì, va bene. Va bene. Sono pienamente soddisfatta. No. Prego. In realtà in parte hai già risposto, perché io sono molto curiosa di approfondire il discorso dell'ispirazione, no? Cioè, personalmente ho sempre desiderato scrivere un libro, ma ho sempre detto mi manca l'ispirazione. Allora, raccontaci un po' di più di questa ispirazione, no? Mi è sembrato di capire che quello che hai vissuto è proprio stato qualcosa di estremamente spontaneo. Nessuno ti ha chiesto niente. È come se questa meraviglia, no? Si sia manifestata da sola. Ci dici qualcosa in più? E poi prima si è parlato effettivamente di coraggio, no? Ci vuole coraggio per scrivere un libro. O comunque ci vuole coraggio per anche pensare che quello che è qualcosa di estremamente prezioso per te possa essere interessante per altri. Ti chiedo di approfondire un pochino questi due aspetti. Grazie. Sì, allora, coraggio o incoscienza? Forse anche quello, secondo me, perché io mi accorgo che molte cose le affronto un po' con leggerezza, anche se sono magari cose impegnative, ecco. E forse questa può essere una chiave di lettura per affrontare anche un po' la vita, ecco. L'ispirazione, ripeto, io avevo questa storia nella testa, per cui io negli anni l'ho arricchita, perché quando io mi dovevo rifugiare in un qualcosa di bello, ovviamente penso, parlo soprattutto di quelli, diciamo, della mia età,
avrete dei ricordi della vostra adolescenza belli, no? Non credo, a meno che tutti abbiano avuto un'adolescenza bruttissima, ma almeno un avvenimento in cui tu dici, caspita, che bello, che come è stato bello quella cosa che ho fatto, quella persona che ho conosciuto, e ti rimane con te, insomma, te lo porti avanti. Poi lo arricchisci negli anni, se tu ci ripensi, lo modifichi, le aggiungi delle cose, no? Perché poi i ricordi nel tempo li modifichi, e poi non sai più neanche tanto se sono ricordi che sono veri oppure se sono dei ricordi, insomma, se tu li hai cambiati. Quindi quel fatto magari non è successo proprio in quel modo, tu negli anni l'hai, ripensandoci, l'hai modificato come magari volevi un po' tu che accadesse. Ed è successo un po' questo, quindi io negli anni mi sono coltivata la mia storia, l'ho modificata in modo tale che diventasse bella per me, e proprio per un discorso, ripeto, è nato tutto per come una terapia per aiutarmi in quei momenti in cui avevo innanzitutto più tempo del solito, e quindi avevo più tempo invece di utilizzare questo tempo per pensare, oppure per leggere, perché già comunque leggevo, ho provato questo sistema a scrivere questa storia. E poi dopo il tutto è arrivato in maniera molto semplice, quindi non ho avuto problemi nell'andare avanti, nonostante appunto il resto, ripeto, è tutta una storia di fantasia. Mi ricordo che a volte mi svegliavo al mattino presto e iniziavo a pensare, ah sì, mi venivano in mente le idee, però sono abbastanza pigra, quindi non mi alzavo a scriverle, e allora continuavo a ripetermele perché avevo paura di dimenticarmela, quella cosa lì che mi era piaciuta. E al mattino, appena mi alzavo, andavo subito a scriverla in modo da ricordarla, e nel frattempo magari ho stata 2 ore lì nella testa a ripetermela. E quindi è nato così, insomma, e poi alla fine infatti ci ho messo 9 mesi a scriverlo, anche perché non essendo un libro che richiedeva delle conoscenze storiche, non ci sono luoghi precisi dove tu puoi capire il luogo, per cui non mi sono dovuta documentare. Di conseguenza è un libro che non ha richiesto particolare attenzione nella documentazione, non ha una bibliografia, perché non c'è nessun riferimento a luoghi, a persone, a momenti storici che se li metti, se li inserisci nel libro, ovviamente devi assicurarti che siano corretti, che siano fatti in maniera giusta, ecco. Quindi tutto qua. Per me è un sogno che si è realizzato, ma è un sogno in realtà che io non ho mai sognato, perché io non ho mai pensato di scrivere un libro, quindi non era il mio sogno, è accaduto, è accaduto. E spero che leggendolo vi possa piacere, o comunque lo scopo di questo libro è regalare delle emozioni, spero che vi regali delle emozioni. Grazie. Grazie. L'applauso ci sta. Bravo. Senti, io un'altra caratteristica di questo libro, secondo me importante, e mi viene in mente proprio perché non ci sono riferimenti storici a luoghi, persone, in effetti è ricco, è totalmente costruito intorno ai dialoghi. E questi dialoghi è come se tu, lettore, fossi lì a pochi metri da quei due che si stanno parlando, o a pochi metri dal personaggio, dal protagonista. Sembra quasi più, non dico una sceneggiatura, perché in realtà non ha la caratteristica di essere un testo di sceneggiatura, però sembra quasi televisivo, cioè sembra quasi visioni, più che lì, le vedi, è come se tu le avessi viste, avessi visto la scena, ecco, più che avere in mente il racconto. Sono quasi scene che ti vengono in mente, che poi vengono agganciate probabilmente in quel modo che dicevi tu la mattina, con l'idea che dici, no, adesso io metto in relazione questo con quello. Questo è un altro aspetto, secondo me, di grande fruibilità nella lettura. Cioè, è come se tu stessi vedendo una fiction di Prime, in qualche modo, no? Sai, con questa velocità, questo modo di affrontare. E questa è una dote, ecco, che noi non avevamo come editori mai
noi non siamo editori di narrativa, siamo più sulla poesia oppure sul saggio, o abbiamo già editato romanzi, ma non ci capita spessissimo. E questo è un romanzo appunto che ha anche questa caratteristica di velocità di scene che si susseguono, no? Anche nel tempo. Qualcun altro, qualche curiosità? Io sapevo che non ce n'era. È perché deve portare, secondo me, due camicie, in modo che poi si cambia quel cappello. No, una cosa che mi stavo chiedendo sullo scrivere, no? Io ho sempre pensato che per decidere di scrivere un libro uno dovrebbe sentire di avere qualcosa da dire. Adesso in questo caso un libro di fantasia che è nato in un contesto particolare, quasi come un gioco, no? Un raccontare qualche cosa. Però mi chiedo se magari scrivendolo ti sei trovato in qualche occasione a sentire di volere o dovere dire qualche cosa. Se c'è qualche momento in cui è uscito veramente qualcosa di te, qualcosa che pensi, qualcosa che hai vissuto, qualcosa che volevi dire o volevi far vivere scrivendo questo libro. Grazie. Grazie. Allora, sì, qualcosa di me è uscito, nel senso che comunque, ripeto, una parte del racconto è riguarda la mia adolescenza. Poi in realtà no, perché cioè, non volevo dire chissà che cosa o far uscire chissà che cosa, perché è una storia molto semplice tra due ragazzi, quindi che si vivono normalmente, ecco. Una cosa che io alla quale tenevo molto era proprio quello di riuscire a se mai qualcuno l'avesse letto, perché appunto io ho iniziato a scriverlo e anche fino alla fine non pensando di scrivere un libro da pubblicare, ecco. Per cui mentre lo scrivevo non è che pensavo, ah ecco, chissà il lettore che lo leggerà, perché assolutamente non ho mai pensato di pubblicarlo. Però una cosa a cui tengo molto adesso e alla quale ci tengo io quando ad esempio leggo i libri è quello di provare delle emozioni quando leggo il libro, che non sono sempre emozioni dei libri d'amore, possono anche essere emozioni come la paura, l'ansia, no? Appunto, l'innamoramento, insomma emozioni in generale. A me piacciono molto ad esempio anche i libri gialli, sono un'appassionata dei libri gialli più che libri d'amore, ecco. Però appunto quello a cui tenevo tanto e che tengo è quello di far sì che il lettore riesca un po' a immedesimarsi nei personaggi, che non per forza se una donna deve immedesimarsi nel personaggio femminile e l'uomo in quello maschile, ma proprio in base alle caratteristiche del personaggio, quindi alla caratteristica, diciamo, a com'è il personaggio, no? Quindi se è una persona più estroversa magari si medesima in quello più estroverso, se è una persona invece timida magari si medesima nel personaggio più timido, insomma, e far sì che riesca a provare un po' le emozioni che provano loro, che cercano di raccontare loro in questa storia. E infatti una cosa che a me è piaciuto molto poi scrivere e la quale ho anche pensato, quindi non mi è venuta così, ma ci ho pensato e l'ho voluta proprio mettere giù così, è il fatto di far vivere al personaggio femminile maschile, che ovviamente vivono delle situazioni uguali, perché questa storia la raccontano insieme, cioè la vivono insieme, però le emozioni che prova lei in quel momento e le emozioni che prova lui in quel momento, perché anche se si vive contemporaneamente la stessa cosa che si sta facendo, lei ha un suo carattere, ha un suo modo di percepire le cose diverse da lui, quindi lei racconta la storia dal suo punto di vista e lui racconta la storia dal punto di vista suo, maschile in questo caso. E questa è una cosa a cui a me è piaciuta molto e spero che la possa piacere anche a voi, insomma, leggendola. Sì, c'è questo parallelismo. Brava, brava, brava.
C'è la pubblicità? La maggior parte. No, la conosco. C'è la... Non sapevo. Vabbè, c'è questo aspetto del parallelismo del racconto che in effetti due cuori la stessa emozione. A volte sì, a volte le emozioni sono diverse. E io direi se ora c'è qualche altra domanda, altrimenti possiamo concludere. Che carina. E a questo punto, se volete, intanto che noi qui ci organizziamo, possiamo fare un giro di sopra in studio, oppure io direi qui ci sono i libri. Chi vuole acquistare il libro è a euro 15 e avete l'occasione di farvi fare magari una dedica dall'autrice che è qui con noi. Quindi prego, vi ringrazio tutti. Livio, tu vuoi dire qualcosa? Siamo a posto così. Buongiorno. Ok, va bene. Giovanna? Io ringrazio tutti. Bene. Vi ringrazio di essere appunto venuti qua, per la fiducia, per l'amicizia che avete dimostrato venendo qua, e spero veramente che vi possa piacere il libro, che vi regali, ecco, quella leggerezza che serve anche nella vita, insomma. Grazie a tutti. Bene.